Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Buon lunedì a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Pavia rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. Nuove regole per i call center. È possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21 e il sabato dalle 10 alle 19. Insomma, niente più chiamate la domenica e festivi. È una delle nuove regole del codice etico approvato dall'Associazione Nazionale dei Contact Center in Outsourcing. Le sembra una buona notizia il fatto che il telefono non dovrebbe più squillare nelle giornate festive? Sì, perché io mi sono iscritto anche all'opposizione, quindi non mi piacciono queste chiamate telefoniche così. È servita quell'iscrizione oppure no? Diciamo ho tolto il 95%. C'è gente che ancora chiama, non si sa come mai. Rispetto a prima, sì, diciamo che la cosa è migliorata leggermente, è che sono piuttosto invadenti, ecco. Ok, loro fanno il loro lavoro, logicamente, però diciamo che è un buon passo questo. No, indifferenti. Quindi non la infastidiscono più di tanto queste chiamate? No, non mi infastidiscono. Non rispondo mai tanto. Sono filtrate prima di arrivare a me e mettono giù tranquillamente senza rispondere. Filtrate cosa intende? Risponde la signora che ho in casa. E... quindi non deve comunque ritrovarsi ad avere a che fare con l'operatore? No. Secondo lei è giusto che comunque le persone che si sentono infastidite rispondano in malo modo a questi operatori? Assolutamente sì. Sì, perché non sono... assolutamente sì, anche se loro stanno lavorando purtroppo, però non è il modo di lavorare, insomma. Rispondere in malo modo a chi dà loro il lavoro, persone impreparate, persone che sono lì per prendersi giustamente uno stipendio, insomma... mi dispiace per loro, ma non fa nessun servizio a nessuno, devono solo vendere, sempre, basta. Quindi devono aspettarsi comunque di non essere trattati con i guanti? Mi dispiace per loro, ma fanno un altro mestiere. Uno che fa il rapinatore rischia di essere che gli sparino addosso. Uno che fa l'asino vendendo dei prodotti che non servono a nessuno si prende le parolacce, se le merita, insomma. Adesso purtroppo non si possono più scegliere i lavori, com'è. Però deve anche lui fare le orecchie, come fa chi riceve la telefonata che non è interessato, no? Allora, quando è educato fa le orecchie, diciamo così, si fodere le orecchie, anche lui si fodere le orecchie. Pensi che tra le altre regole anche quella di adottare gentilezza e cortesia per tutta la durata del contatto telefonico senza insistere per la prosecuzione della conversazione qualora il papabile cliente non lo volesse. Le è mai capitato di ritrovarsi a parlare con operatori troppo insistenti e come se l'è cavata in quel caso? Sì, infatti sei sempre, quasi sempre costretti a sbattere giù il telefono. E le è mai capitato magari di sentirsi in colpa perché comunque dall'altra parte c'è qualcuno che sta lavorando? È vero, qualcuno sta lavorando, però non posso entrare in casa e insistere così se uno non vuole. Beh, poi dipende da noi, come le dicevo, loro sono insistenti riguardo, tirano acqua al proprio mulino, però dopo dipende da noi, con educazione si risponde a tono e si chiude la telefonata. Quindi non bisogna rispondere male comunque? No, beh, penso proprio di no. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.